posso frenarmi e sono obbligato a leggervi questa meraviglia delle meraviglie che è Belli. Belli, voi sapete, questo impressionante paradosso, faceva di mestiere il censore, cioè doveva vietare i passi sconvenienti nei libri altrui, ma nel frattempo scriveva cose inenarrabili dal punto di vista politico, sociale, sessuale. Alla base proprio della sua ispirazione c'è una forma anarchica, insopprimibile. Sentite qui, a proposito dei graffiti che imbrattano le grandi metropoli, cosa dice Belli? Tutta la nostra gran soddisfazione de noantri, quando eravamo ragazzi, era alle case nove e agli palazzi de sporcaglie li muri col carbone. E quindi tutto Belli vive di questo principio di violazione, sempre in assenza di minori. Ci sono i due famosi sonetti gongorini, cioè ispirati al grande barocco spagnolo che era Luis Góngora, dove però il tema si sposta su una serie, anche qui ossessiva, spaventosa, brutale, di sinonimi. Uno è il padre degli santi, è tutto il sesso maschile, dura 14 versi, te ne leggo 4. Er cazzo se può di radica, uccello, ciscio, nervo, tortore, pennarolo, pezzo de carne, manico, cetriolo, asperge, cucuzzola, stennarello, e va avanti. Sonetto allucinato del 1830, ma non poteva mancare il dittico, la madre delle sante. Chi vuol chiedere la monna a Caterina, cioè chi vuole andare a puttane, per farsi intenne dalla gente dotta, gli toccherebbe di vurva vaccina e da giù con la cunna e con la potta, ma noi altri, figliacci di mignotta, di moscella, patacca, passerina, fessa, spacco, fissura, buscia, grotta, fregna, fica, ciabatta, chitarrina. Pauroso, secondo me. E ancora, da questa visione proprio materica, sessuale, alla Rabelais, e quindi scritta da un censore, pensate voi, si passa addirittura a uno sguardo teologico. Il giorno del giudizio. Ed ecco l'inizio, semplicissimo. Che succederà il giorno del giudizio? Quattro angioloni con le trombe in bocca si metteranno uno per cantone a sonà, poi con tanto devocione cominceranno a dire fora chi tocca. Ecco. La vita dell'uomo, 9 mesi alla puzza, poi in fasciola, in fascia, tra sbaciucchi, lattime e lagrimone. Poi nell'arte si cresce il lavoro, e il digiuno, c'è una lira, la fatica. Sentite proprio la sintesi della vita dell'uomo. La pigione, cioè le spese, le carcere, il governo, l'ospedale, i debiti, la fica. E il sol d'estate, la neve d'inverno. E per ultimo, e Dio ci benedica, viene la morte e finisce nell'inferno. Sinteticamente, e ancora, io non mi fermerei mai su Belli, poi a un certo punto mi arresto, caffettiere, il caffettiere filosofo. L'uomini di sto mondo sono gli stessi che vaghi, cioè chicchi, de caffè nel macinino, uno prima, uno dopo e un altro appresso, tutti quanti però vanno a un destino, che è la morte, cioè la morte vive, e quest'altra, il cimitero della morte, in cui a un certo punto Belli dice che di colpo si è accorto di una cosa,
E sta gran cosa è questa, che l'uomo vivo, come l'uomo morto, c'ha una testa de morto in della testa. Dice, non ci avevo mai pensato. Noi abbiamo un teschio dentro. Quindi, dice, vuol dire che siamo stati morti prima di essere nati. E da qui una serie di conseguenze, guardate, veramente. Ecco, vedete, dunque al mondo, li buoni e li cattivi, li matti, li somari e li dottori sono stati morti prima d'essere vivi, visto che hanno un teschio dentro. Ma poi, vabbè, ora veramente mi stacco, ci provo. Ma poi, per esempio, ecco, lo scilinguato, perché Belli arriva veramente a una forma di sperimentalismo inaudito. Cioè, lo scilinguato è quello che parla male. E qui c'è una questione metrica interessantissima, perché andrebbe proprio battuto col metronomo. Lui replica in forma organizzata la scansione difettosa, esattamente uno che parla male. Che andate spargendo che io nemmeno schiaffia pugna mamma Maria? Chi va in forma si a casa mia ceno. E così va avanti in questa specie di lallazione.